siete comunque una realtà giovane, perché siete comunque giovanissimi, avete già suonato tantissimo. Da breve siete stati in Polonia, mi pare la settimana scorsa, due settimane fa, ricordo bene. Quindi boh, è bello perché siete giovani, vi state facendo, suonate tantissimo, fate parte di questa cosa stupenda che è La Tempesta, che questa sera prende forma qua da noi a Rivolta. Avete appena pubblicato un album, da poco comunque, da quest'estate. E vorrei chiedervi un'altra cosa: già voi avevate collaborato con i Tre Allegri Ragazzi Morti per le dub session del loro precedente lavoro discografico. Com'è stato il primo impatto di studio, se volete scendere in chicche tecniche, e poi umano con loro? Cioè, arrivare da quello che era il vostro percorso artistico normale, tra virgolette, e trovarvi a un certo punto, ipotizzo, i Tre Allegri: ehi, ciao ragazzi, vorremmo fare questa cosa, ci date una mano? Ma sai, essendo pordenonesi, alla fine i Tre Allegri Ragazzi Morti sono stati una parte molto importante della nostra colonna sonora di generazionale di giovani ragazzi che vogliono iniziare a suonare. Lavorare con loro è molto bello, ci hanno sempre trattato come amici più che colleghi. E quindi sia nel precedente lavoro e sia quando c'è stato da, insomma, contribuire anche a questo ultimo nel Giardino dei Fantasmi, siamo stati subito felicissimi. Poi gravitando tutti e due, cioè noi e loro, attorno allo studio di Paolo Baldini, la cosa è anche stata abbastanza naturale, c'è da suonare assieme e si fa, insomma. E poi tra l'altro, approfitto, tieniti il microfono, io so che lui ha un progetto suo, tutto suo, indipendente. Visto che ci siamo, parliamone. Parliamone, è bello, ascoltatelo. Si chiama The Sleeping Tree, anche questo progetto adesso inizia a gravitare attorno a Paolo Baldini, nel senso che è lo studio dove sto registrando un nuovo disco. E boh, insomma, è bello, è una bella dimensione. Diciamo che mi permette di sfogare altra musica se non il reggae. Vorrei chiedere un parere del batterista che prima faceva il timido. A proposito del suo progetto? Rischio di essere di parte, quindi non mi pronunzio. Bene, poi stasera voi suonerete prima del Teatro degli Orrori, per cui c'è anche questo netto cambio comunque di tendenza musicale, voi con le vostre atmosfere, con quello che trasmettete, poi loro con, insomma, i loro suoni così. Mi auguro che questa possa essere una gran serata per voi, vi do un grandissimo in bocca al lupo, vi ringrazio per essere stati qua. Ragazzi, grazie. Questi sono i Mellow Mood, se volete fare un applauso. Grazie, e buona serata. Grazie.